Benvenuti amici di Edge Mobile alla recensione di Microsoft Lumia 535. Primo Lumia a non avere più la scritta Nokia, si piazza in quel segmento di vendita dove Windows Phone da sempre è il più forte, cioè nel segmento medio-basso del mercato. Andremo a vedere nella recensione come si comporta nell'utilizzo quotidiano e vi ricordo che potete andare direttamente a pro e contro e a conclusioni finali di questa recensione per farvi un'idea generale del dispositivo cliccando sul link che vedete in sovraimpressione oppure leggendo i minuti in descrizione. Per adesso vi auguro una buona visione. Eccoci dunque in compagnia di questo Microsoft Lumia 535, primo Lumia a non avere la scritta Nokia né sulla confezione né sulle scocche. Ringrazio l'ufficio stampa di Microsoft per avercelo inviato. Io vi faccio subito vedere che cosa contiene la confezione, piuttosto povera come tutti gli entry level della gamma Lumia. Abbiamo infatti il terminale qui e dentro la scatola solo il caricabatterie con plug micro USB, non condiviso, quindi niente cavo dati e neanche cuffie auricolari. È una manualistica rapida, davvero molto molto rapida. Vedete la possibilità, non venduto in Italia, di acquistare anche il modello dual sim. Leviamo carta e cartone, riprendiamo lo smartphone. Vi parlo subito di dimensioni: 140.2 x 72.4 x 8.8 mm di spessore, 146 grammi di peso, un po' grandino, è comunque un 5 pollici e con le scocche lucide tende un po' a scivolare. Ho rischiato di farmelo cadere in questi giorni di test. Forse consiglio, nonostante siano molto belle le scocche, mi sembra ci siano arancio, verde, blu, nero, grigio e bianco, di prendere quelle opache. Non vi so dire quali sono, andatevi a informare prima, mi raccomando. Avete visto i loghi Microsoft di cui vi parlavo sulle scocche, vi parlo un po' di come è fatto questo terminale. Qua sotto, sensore di luminosità e di prossimità, camera frontale da 5 megapixel. Qui non abbiamo i tasti perché sono a display, non c'è LED notification come praticamente tutti i Windows Phone. Lato sinistro completamente pulito, lato destro con bilanciere del volume, tasto di accensione e spegnimento, blocco e sblocco, nessun tasto fisico della fotocamera purtroppo. Inferiormente abbiamo l'ingresso micro USB, superiormente solo quello per le cuffie da 3.5 mm. Posteriormente abbiamo la camera posteriore che è qui da 5 megapixel con flash LED piccolino e autofocus, e qua sotto il foro per i suoni di sistema. Vi parlo ora di memoria interna 8 giga, formato SIM micro. Vado ad aprire la scocca per farvi vedere l'interno, perché la scocca è removibile e sostituibile. Qui l'ingresso per la micro SD che va a spendere gli 8 giga citati in precedenza, la batteria da 1905 mAh, l'ingresso per la SIM qua, nient'altro nel posteriore, non c'è l'NFC né la ricarica wireless. Intanto che si accende vi parlo di processore che equipaggia questo smartphone. È un Qualcomm Snapdragon 200 Adreno 302, la GPU è un quad core appunto da 1.2 GHz, scusate, con 1 GB di RAM, quindi davvero comparto hardware molto molto entry level. Parte radio, 4 bande GSM, poi c'è l'UMTS, il Bluetooth 4.0, il Wi-Fi BGN. Abbiamo poi accelerometro, giroscopio e i due sensori che vi ho citato in precedenza. Non c'è l'LTE come parte telefonica. Display si è acceso, è un IPS 5 pollici con risoluzione un po' strana, 540x960 pixel per una densità di pixel di 220 ppi. Andiamo ad aprire la app consueta che uso per far vedere il display. Qui la gamma cromatica, come potete vedere i colori sono un pochettino smorti, sì, sono naturali, ma da un pochettino di vivacità in più me lo sarei aspettato, anzi me lo sarei augurato. I neri sono grigini, gli angoli di visione però sono abbastanza buoni, variano solo di taglio. I bianchi sono bene o male bianchi, quindi nessun problema su questo punto di vista. Solo manca una qualsiasi protezione per le impronte digitali che dopo pochissimi minuti di utilizzo riempiranno lo schermo e andranno a inficiare quella che è la visibilità già non altissima sotto la luce del sole data da una luminosità piuttosto scarsa. Il sensore di luminosità è un filo pigro, ogni tanto si pianta.
Quindi insomma una parte display che non è granché. Vi faccio anche vedere la definizione, i pixel decisamente si vedono e danno fastidio in quelle app che hanno contenuti bianco su nero. Su Facebook si vede davvero tanto questa bassa definizione. Per quanto riguarda la parte telefonica, invece è davvero ottima, la ricezione prende bene ovunque, la capsula auricolare non ha problemi, dall'altra parte ci sentono bene, il viva voce invece è un pochino gracchiante, basso di volume e dall'altro lato bisogna tenere il telefono molto molto vicino per farci capire. Questo è il dialer che conosciamo di Windows Phone, non c'è la ricerca rapida in rubrica, ma abbiamo l'integrazione con l'ottima app Contatti. Questo per quanto riguarda la parte telefonica, che comunque si attesta su alti livelli. La videochiamata standard non c'è, ma c'è quella tramite VoIP con Skype integrato, cioè se lo scaricheremo avremo il collegamento diretto a Skype. Passiamo alla parte SMS per farvi vedere la tastiera. Andiamo a scrivere un nuovo messaggio. Allora, come avete visto con gli ultimi aggiornamenti software, i famosi problemi di touch che affliggevano questo 535 sono stati notevolmente limitati. Sì, ogni tanto il touch perde qualche colpo, ma nel 99% dei casi avremo comunque una buona reattività, così com'è la tastiera compresa di swipe e di suggerimenti per gli emoticons a seconda della parola che andremo a digitare come ab siamo stati abituati su tutti i Lumia Denim. Qui in versione Windows Phone Update 1, poi andremo a vedere le informazioni di sistema. Per quanto riguarda la parte mail, sempre davvero ottima con l'inbox collegata. Andiamo a vedere questa mail di Amazon. Come potete vedere, si apre davvero velocemente nonostante la poca potenza del processore e abbiamo una interazione generale davvero ottima. Nessun problema con la sincronizzazione delle cartelle IMAP di qualunque casella. Solo una cosa, non mi mette nell'inbox collegati una mia casella email che rimane qua separata e che non ha dominio gmail.com. Quindi può anche succedere questo, ma davvero poco. Poco male, la sincronizzazione funziona comunque sempre bene anche in questo caso. Passiamo ora alla parte browser, apriamo Internet Explorer, andiamo sul nostro sito che è agemobile.com. Tra l'altro vi dico che la ricezione wifi è ottima. Sito che è diventato ottimizzato per i display mobile e che quindi non farà tantissimo testo nella prova, ma lo usiamo per andare a vedere come si scrive nel campo di testo di una news. Avete visto il tempo di caricamento è buono, ma tenete conto dell'ottimizzazione del sito. Aspettiamo che si carichi Discuss. Adesso cliccato io per sbaglio, quindi l'ho un pochettino impallato, ma questo serve per far vedere in diretta, senza montaggi e tagli particolari, quanta è la velocità del browser web. Vorrei aspettare che la rotellina si carichi, qualche banner che può dare fastidio, però avete visto, c'è anche l'adattamento. Come vedete il touch non si comporta affatto male e la velocità non risente del fatto che stiamo usando il browser web. Ma andiamo su un sito più pesante perché qui i problemi cominciano a uscire, purtroppo il processore fa quello che può. Andiamo sul Corriere, vedete i tempi di caricamento sono buoni date dall'ottima parte radio, ma poi le nostre dita, a meno che il sito non venga completamente caricato, non vengono seguite alla perfezione. Avete visto quanto ci mette a renderizzare? Devo andare, vedete, adesso mi ha perso un po' il tocco, voglio provare un doppio tap, insomma, la navigazione occasionale si può fare, ma quella pesante con la piacevolezza che avremo sui top di gamma non è alla portata di questo Lumia 535. Non è un gravissimo problema visto la fascia di prezzo, ma è giusto segnalarlo.
Andiamo ora a parlare, usciamo dalla parte browser, andiamo a parlare di fotocamera e qui siamo alla prima, al primo ambito dove un po' si vede che si è risparmiato. Vado a recuperare il mio soggetto di test, si può scegliere se avviare l'applicazione con Lumia Camera o con l'app di Microsoft. Ecco qui si era nascosto il mio pupazzetto che uso per fare i test, vi faccio vedere la messa a fuoco, andiamo a vedere la velocità, ecco vedete non velocissima però lo scatto invece lo è, qui le tantissime impostazioni di Lumia Camera, ormai è inutile che mi dilungo più di tanto, possiamo anche attivare la camera frontale e quant'altro, e la possibilità di fare le sequenze smart, insomma queste cose le sapete, andatevi a vedere le recensioni precedenti degli smartphone equipaggiati con queste applicazioni. Ma come vengono fuori queste foto? Allora, le macro non sono niente male in condizioni di buona luminosità, guardate questa, ecco vedete un po', no? Di mancanza di potenza dal processore. I video purtroppo non sono bellissimi, possono essere registrati solo a 480p, cosa strana nel 2015. Ormai vedete qua comincia a impastare un po' tutto. Di notte il flash è davvero un po' poco potente, vedete la parte scura qua laterale, no? Della foto, poi potete vedere tutti gli esempi con l'illuminazione stradale. Tantissimo il rumore video, ripeto, le macro che invece non sono niente male. Per quanto riguarda la camera frontale invece ha una buona apertura e i secondi piani non vengono malissimo, però il fuoco non si riesce a gestire correttamente. Andatevi, ripeto, a vedere la foto in grandezza naturale sul nostro sito, avete il link qua sotto in descrizione, vedete come comincia a soffrire quando la luce è scarsa, non si distingue quasi nulla, quindi comparto fotografico un po' trascurato, diciamo da utilizzare solo in caso di emergenza, sia la parte video che la parte foto. Per quanto riguarda cosa legge e cosa non legge, apriamo la cartella, avete visto la possibilità di creare cartelle, c'è la radio FM, l'applicazione video legge quello che leggono tutti i Windows Phone, quindi niente MKV e audio DVX con AC3 che non viene riprodotto, invece nessun problema sui 1080p in formato MP4, adesso ho preso ovviamente il DVX che non viene riprodotto, ma volevo farvi vedere questo, vado direttamente. Vedete, nonostante il processore non sia potentissimo e lo si vede in determinate situazioni, qua non si riesce a riprodurre neanche i 1080p. È strano perché ogni tanto partivano e non davano problemi, adesso si è emozionato in diretta. Ma come possiamo fare per ovviare ai problemi di lettura video? In versione beta, scaricabile solo da computer e facendoci inviare il link al nostro smartphone, non lo troverete sullo store di Windows, abbiamo VLC che ci permette di vedere le nostre cartelle, andare sulla nostra cartella dei video demo e aprire ad esempio il 1080p che parte, come potete vedere, a differenza di prima, però scatta anche con VLC e qui la potenza del processore si vede. Per quanto riguarda i DVX invece, che prima non partivano con audio AC3, vengono in questo caso riprodotti adesso, ecco, VLC è una beta e qualche problema durante l'uso normale ce l'ha dato, però vedete DVX con audio e tutto, frame rate magari non altissimo e qualche difficoltà, però vediamo anche l'MKV. Insomma, se volete metterci una pezza nel lettore video potete usare VLC in versione beta, fateci le domande se non riuscite a trovarlo qua nei commenti sotto il video. Mi sono dilungato un po' su questa parte perché comunque vi volevo dimostrare come le app per Windows Phone stanno aumentando e stanno andando a colmare quelle piccole lacune che ancora c'erano su questo sistema operativo. Passiamo ora alla parte gaming. Ho scaricato ovviamente Asphalt 8 perché Real Racing non è presente sullo store. Come andrà Asphalt 8 su questo processore con questa GPU? Beh, ve lo lascio immaginare. È già qualcosa che parta.
Tanto abbasso un pochino il volume, lo alzeremo poi durante il gameplay. Andiamo a giocare. Ok, iniziamo la gara. Vedete già i tempi di caricamento che non sono al top, diciamo. Adesso vado a rialzare il volume così vi potete godere anche il comparto multimediale. I dettagli vengono automaticamente tagliati, vedete già la fluidità che non è assolutamente eccezionale, anche l'audio scatta. Abbiamo eliminato uno, direi di recuperare il tempo perso in precedenza tagliando un pacchettino la parte gaming, perché già vi siete accorti delle prestazioni. Giocabile, per carità, sempre giocabile ed è una cosa importante, ma non certo un'ottima esperienza per questo processore, questa GPU. Però devo dire che non scalda praticamente niente sul posteriore. Parliamo un po' di parte software. Ultimo aggiornamento di Windows Phone che vede Cortana, eccola qua, il nostro assistente vocale che richiede la posizione attiva. Io l'avevo levato per cercare di risparmiare un po' di batteria. Ciao Cortana, come stai? Abbastanza bene, grazie per avermelo chiesto. Bene, Cortana è davvero molto molto gentile. Vi parlavo di batteria, non ve l'ho detto in precedenza. Non è un campione questo Lumia, ma in standby consuma davvero pochissimo, quindi con uso domenicale arriverete a sera con almeno il 60% di batteria. Ma usando tanto il display, io l'avevo acceso che era al 60, vi dico che la percentuale scende davvero tanto, e con il mio utilizzo sono riuscito ad arrivare prima di cena. Quindi attenzione alle vostre esigenze. Se avete lunghi periodi di standby durante il giorno, nessun problema. Se invece usate tanto il display, allora sappiate che dovrete probabilmente dare una carica a metà giornata. Quali sono le altre novità di Windows Phone 8.1? La possibilità di mettere tra le varie scorciatoie in alto anche la rete dati, cosa molto comoda. Qua le altre notifiche. Per quanto riguarda le altre impostazioni, non abbiamo particolari e altri cambiamenti, oltre ovviamente a Cortana che abbiamo visto. La versione è questa qua, come potete vedere, sempre Lumia Daemin, ma aggiornata all'ultimissima, che ormai sta arrivando su tutti i dispositivi anche dello scorso anno. Intanto è andato sotto il sole, mi scuso per i cambi di luminosità. Non c'è la schermata Glass, c'è però il doppio tap per il risveglio, che non funziona benissimo, lo prende 2 volte su 5 in media. Vi ritorno un attimo nelle impostazioni per farvi vedere la memoria, il sensore memoria, come lo chiama lui. Vediamo un po' dove andate. Ecco, la cosa di avere tutte le impostazioni nella stessa schermata può essere un pochettino difficoltoso per andare a trovare la voce che ci interessa. Qui i giga liberi sono 563, quelli disponibili sugli 8 in memoria, però possiamo mettere praticamente tutto sulla SD. Solo alcune app non ci vanno, penso a WhatsApp, ma per il resto possiamo tenere davvero tanto tanto spazio libero. Salutiamo di nuovo Cortana. Vi parlo di app installate, che sono quelle ottime di Lumia, poi potete trovarle tutte sullo store. Abbiamo AirDrive Plus, quindi licenza illimitata e gratuita sul navigatore, davvero eccezionale. Il GPS prende in modo eccezionale su questo Lumia 535, questo è un enorme plus dei Lumia in generale. Abbiamo la gestione file, che non era preinstallata ma si può installare, e funziona abbastanza bene. Possiamo andare a cercare i nostri file e fare partire i vari file multimediali anche da lì. Quante app mancano ancora su Windows Phone? Non tantissime, però non riuscirete ad andare a trovare l'app per gestire il vostro impianto di domotica o il vostro smart impianto smart di audio, ad esempio, che troverete però facilmente su Android e su iOS. Ecco, qua ancora manca, ma per il 90% degli utenti le app stanno migliorando. Anche WhatsApp ha preso tutte le funzioni nuove, comprese WhatsApp Web e anche la possibilità di mettere gli sfondi, quindi grandi miglioramenti per quelle che esistono. Anche Facebook funziona molto meglio, non permette di gestire le pagine. Mannaggia, cosa aspettano? Perché per chi fa il nostro lavoro
c'è bisogno anche di questa feature. Alcune app sono tradotte male, avete visto VLC, ma soprattutto Evernote non è tradotto benissimo. Ma come va questo smartphone a livello di fluidità? Ecco, diciamo che è il Windows Phone meno fluido, è sempre fluido, più fluido della maggioranza dei dispositivi di questa fascia di prezzo, ma guardate questa, no? Piccola mancanza di fluidità che si vede anche solo nello scroll della home, non è un gravissimo problema, è solo per farvi presente che la potenza non è tantissima su questo dispositivo. Passiamo ora alla parte audio, torniamo nella parte multimediale, andiamo nella musica. Tra l'altro vi dico che ci ha messo davvero tantissimo a trovare il brano nella mia micro SD. Allora, qualità audio non altissima, il suono risulta piuttosto basso a livello di volume e piuttosto piatto a livello di diciamo gamma sonora riprodotta. Su questo lo speaker di questo Lumia si vede che non è propriamente al top. Quindi questi sono gli ambiti principali dell'uso quotidiano di questo Microsoft Lumia 535. Adesso vi lascio ai pro e contro e alle conclusioni del video. Cosa dire quindi di questo Microsoft Lumia 535? Partiamo dal prezzo, 129 euro sul sito di Microsoft, si trova online attorno ai 110-115 euro, che in rapporto alla dotazione tecnica completa e alle prestazioni di questo smartphone è un buon rapporto qualità-prezzo. Cosa ci piace dunque di questo Lumia 535? Allora, prima di tutto, come detto in precedenza, il prezzo, che non è elevato. Poi la dotazione completa, perché abbiamo le due fotocamere, di qualità scarsa, ok, ma comunque ci sono. Abbiamo il sensore di luminosità, che non si trova spesso in questa fascia, quindi comunque una dotazione completa. E poi le app Lumia, compresa e soprattutto mi riferisco al navigatore EarDrive più, e sono davvero ottime, quindi come navigatore davvero nessun problema, offline, gratuito e con un GPS che prende benissimo. Cosa invece non ci è piaciuto di questo dispositivo? Allora, il display, come abbiamo visto, non fornisce un'esperienza d'uso appagante, soprattutto per la definizione, ma anche un po' per i colori che non sono settabili e in generale per e le prestazioni a livelli di neri e l'angolo di visione, che pure è sufficiente, non è assolutamente eccezionale. Anche il comparto fotografico in generale raggiunge la sufficienza solo in caso di molta luce e nelle macro, in tutto il resto stiamo un po' sotto sul 5,5. Inoltre il processore utilizzato, che è lo Snapdragon 200, non permette prestazioni elevate nel gaming o comunque in tutto quello che utilizza appieno le risorse del dispositivo. Se fosse stato uno Snapdragon 400, probabilmente questo sarebbe stato tutto un altro telefono. In conclusione, quindi, questo Lumia 535 non ha particolari motivi che lo sconsigliano, soprattutto al prezzo online di 115 euro, però valutate bene le vostre esigenze in base ai pro e contro che ho detto in precedenza. Non sarà certo un primo dispositivo di Microsoft che lascerà il segno, ma comunque svolge abbastanza bene le funzioni a cui è destinato, nella fascia a cui è destinato. Per questa recensione quindi è tutto, io vi ringrazio per aver seguito questo video, vi invito a lasciare un mi piace al video, a commentarlo, a condividerlo per aiutarci a far crescere il canale e vi ricordo di andare a leggere la recensione completa, avete il link qua sotto in descrizione su cui ho detto cose non dette nel video e anche il viceversa. Per adesso è tutto, un saluto da Alessio per agemobile.com.